Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre su Assassin's Creed Valhalla, sempre con il nostro mitico Eivor e dobbiamo proseguire la missione, la fine del regno, dobbiamo trovare i danesi e salvarli, quindi procediamo all'indicatore, 500 metri prima ci curiamo, cavallino. Il socio viene con noi? Ah bravo, bravo, ho preso il suo cavallo, bravo. Questo è il blocco. Gli ostaggi devono essere in questi edifici. Qual è il piano? Agiremo in silenzio per non allertare le guardie, anche se potrei irrompere con il mio equipaggio. Seguirò i tuoi comandi. Ci penso io, caro, tu stai qua. Devo stare molto attento. Dio, stai fermo o no? Ok, perfetto, grazie. Basta nascondersi! Questi sassoni non meritano compassione. La mia lama verrà il loro sangue. Ok, ragazzi, lì abbiamo visto che c'era una chiave. Visto che siamo in zona, la prendiamo già. Magari servirà per... Ecco, lo sapevo che saltava, lo sapevo, signora con le chiave. Che magari serve per qualche danese da liberare o per qualche tesoro più avanti. Bene, e ora ha preso fuoco come suo classico. Ok, vediamo se riusciamo con l'occhio di Dio di nuovo. Ok, i danesi sono di qua, benissimo. Ok. Non ci ferma nessuno. L'abbiamo preso mentre saltavamo, ragazzi, cioè devo trovare qualcuno di più bravo. Lo sapevo che Guthrum non ci avrebbe fatto. Ok. Questo qua dietro non gli ha detto niente, che gli è caduto il cadavere. Ti ringrazio. Però... Andate al campo di Chippenham. Troverete i vostri compagni. Andate a Chippenham. Ehi, ma fa questo? Ma come si permette? Ma come si... Ti levi per favore, tu che non so cosa c'entri. Si è bloccato lì il tipo, però lo sblocco io. Va bene, basta. Ok, altri danesi, ragazzi, che non abbiamo liberato tutti. No, sono ancora lì, sono lì, ma sono stupido io. Sono stupido io. Ok, sono Guthrum, altri tuoi uomini. Ok, sblocchiamo la porta. Banchetteremo nel Valhalla, amici. Sì, ma magari non adesso, stai liberi. Altra gente. Di là, vediamo di là. Si può entrare. Se Eva ce la fa. Ok, scendiamo da qui. Siete uomini di Guthrum. Già, liberaci e combatteremo con... Pronti? Ma che gentile, ti ringrazio molto. Ogni sassone che mi ha insultato morirà. Avrete la vostra occasione, ma non siate avventati. Allontanatevi da qui e raggiungete il nostro campo a Chippenham. Grazie. Seguiamo Guthrum. È stato un grande gesto. Le loro famiglie brinderanno a te. Non ringraziarmi, Guthrum. Parleremo meglio quando ce ne saremo andati. Ok, io ti seguo, Guthrum, dimmi tu. Ora siamo al sicuro. Ok. Dovresti raggiungere i tuoi al campo. Anche una sorpresa va pianificata. Il tuo coraggio, il tuo comando, Eivor, ti si addicono. Sei cresciuto dal nostro ultimo incontro. Mi avevi giudicato bene, per quanto le tue parole fossero dure. Ma non è da me ripetere un errore. Come sta tuo fratello? È vivo. Ed è cambiato. Che è passato fuori? Ma è libero dai tormenti di Fulke. So di aver agito bene. Credi che ne sia valsa la pena? Di arrivare fin qui? Di sacrificare tanto per conquistare questa terra? A volte sogno di una terra dal suolo nero. Ricca di piantine che trasudano sangue, avvelenando il futuro. Dobbiamo credere che abbiamo un futuro. Il fato è scritto.
Eppure le nostre gesta forgiano il destino. Siamo alla battaglia finale. Attenderemo il tuo arrivo al campo. Ok. La fine del regno, missione completata, signori. Molto bene. La prossima missione ci indica 1490 metri e si chiama Giorno Sacro. Bene, cominciamo ad avvicinarci all'indicatore, che sarebbe qua in cima, ragazzi. Va bene, andiamo qua, ci vediamo qui, signori. Ok, ragazzi, abbiamo raggiunto l'avamposto. Siamo a Chippenheim. Parla con Guthrum, è qua, è già arrivato, più veloce di me. Ok, scendiamo, ragazzi. Eivor, sei sano e salvo. Yes, tutti i teletrasporti. Sono venuti da tutta l'Inghilterra. Sono in 4. Tutta l'Inghilterra in 5. Uno per regione sono venuti. Va bene. Ci sono tutti i nostri alleati delle varie regioni, ragazzi, ok, però un po' pochi, pensavo magari loro e i loro uomini, non solo loro, però vabbè. Non avrei mai creduto, Eivor, che avresti unito Sassoni e Norreni sotto il tuo nero vessillo piumato. Temono la tirannia del re Elfo. Li schiaccerebbe sotto il suo dominio e li soffocherebbe con il credo in Dio. Quindi qual è il piano, Eivor? Quando è la loro festa? Tra poche notti, ma i festeggiamenti sono già iniziati. Dobbiamo attaccare ora. Non è saggio. I soldati pattugliano il villaggio. Che sia la notte della festa, col favore dell'oscurità. Colpiremo in quel momento. Ubba non sarà morto invano. Attendiamo le tue istruzioni, Eivor. Discutiamo del piano e attacchiamo. Devo prima parlare con i miei alleati. Discutiamo del piano e attacchiamo. Studiamo la nostra strategia, ma in ogni caso, Alfred è mio. Non ci aspettano, non incontreremo resistenza lungo il percorso. Arriveremo silenziosi dai campi. Quando ci vedranno sarà già troppo tardi. I tuoi giovani sassoni presidieranno l'ovest. Sono ancora troppo teneri per affrontare la battaglia. I miei ricognitori hanno avvistato dei nobili che sono già arrivati per la festa. Bene. Se catturiamo i Thane, non ci ostacoleranno quando affronterò Alfred. E potremo convincerli ad appoggiare un nuovo re del Wessex. Penserò io, Highlord. Prendi Deorlaf e Tefter con te. Potranno esserti utili per convincere i Thane. Brother, prendi Erke e Stow e conquista la guarnigione. Non permettete a nessun soldato di entrare nel villaggio. Bene, Eivor. Sappiamo tutti cosa fare. Che le loro spade tremino davanti a noi. Oggi l'ultima resistenza del Wessex crollerà. Sì, ti seguo, Eivor. Anche io. Siate lupi feroci e corvi spietati! Siate saldi, forti e incrollabili! E insieme vinceremo questa battaglia! E ricordate, Alfred è mio! Ok. Soma, con me! Tutti gli altri si dirigono al villaggio! Andiamo, ragazzi, non aspetto nessuno, vado là, distruggo tutto, uccidiamo tutti! Avanzate! Come sappiamo fare meglio! Attenzione alle guardie sparse! Liufbina, Jor, tenete il fianco! Andate al villaggio, Eivor, attendete il segnale. È un cazzo di castoro. È necessario occultarmi. Mi segue. Ma che occultarti, tira via il cappuccio, dobbiamo fare una strage. Staniamo il topo dalla casa del suo dio. Tutta qua la resistenza. 100 metri, ragazzi. Ma dove sono tutti i soldati? Perfetto. Cioè non siamo forti, siamo una squadra speciale di Navy Seal, tipo. Vediamo dove è l'obiettivo. Ok, in quella chiesa qua, sì, ragazzi. Siamo praticamente arrivati.
È così semplice? Sarà qualcosa, ci aspetteranno, sarà un agguato, qualcosa che è troppo facile. È anche aperta la porta. Alfred! Affrontami! E la mia torcia risparmierà il resto del Wessex! Pensavi che il mio re ti avrebbe dimenticato, Eivor? Quando la tua lama è sporca del sangue questo di mi guerra. Sta proprio... Fatti da parte, Godwin! Io vengo per Alfred. Alfred è partito. E questa buona festa cristiana è una coppa di miele per attirare le vespe. Lui dov'è? A chiamare a sé gli alleati. Coloro che vogliono il Wessex sotto un unico dio. Non con queste rete l'Inghilterra, con una banda di stupidi pagani. Guarda che sono già praticamente il nuovo dell'Inghilterra. Ma io almeno non li lascerò qui a morire fuggendo come un sorcio tra i campi. Non puoi comprendere il mio incondizionato senso di lealtà. Il suo progetto per il mondo vale ben più della mia vita. Vabbè, allora ti uccido, Godwin. Bravo, Eivor. Vieni, corvo. Sì, sì, fa sì. Fa del tuo peggio. Guarda come ti faccio, guarda, guarda. Sembra davvero... Non temo la morte. No, no, infatti... Morì. Questa battaglia è solo l'inizio. Ehi. Sarà solo l'oscurità a reclamarti. Non è proprio debole, ragazzi. Pensavo che... Però comunque sia non può fare nulla contro di noi. Attivate sempre, ragazzi, non parate. Perché a parare c'è la possibilità che vi faccia un colpo imparabile. Se schivate e avete l'abilità, fa anche la capriola sopra di lui. Quando potete attaccate con le vostre abilità. Mi ha preso però sto giro. Cosa c'è? Una bomba là. Una bomba a mano. C'è andato, vero? Ciao. Sei sconfitto, Godwin. Eh sì, Godwin. Sconfitto? No, non credo. Io muoio, ma il mio re vivrà. Alfred ti ha usato, idiota. Lo ha fatto per ostacolarmi. E per cosa? Rimanderà solo l'inevitabile. Uccidimi allora. Non cambia nulla. Perché tu sei qui, stanco e ansimante, lontano dal mio re, lontano dal suo trono. Quest'isola non sarà mai la tua casa, Eivor. Non la sottometterai con la violenza, né la conquisterai con la spavalderia. Noi sassoni rimarremo sempre saldi, spalla a spalla contro razziatori e tiranni che desiderano bramosi l'Inghilterra. Puoi servirmi ancora o ti ucciderò, ragazzi? Io vorrei tantissimo ucciderlo, tantissimo, però sono troppo magnanimo e lo so. No, ti userò come tu hai usato me. Dopo qualche ora in compagnia dei miei uomini, ci porterai dal tuo re coniglio. Beh sì, bravo Eivor. No, non lo permetterò. Si uccide da solo. Ok. Ok, quindi la scelta era obbligata, dobbiamo ucciderlo, muore comunque, quindi è uguale, ragazzi, vedete voi cosa premere. E ce ne andiamo così. Thank you.
Dai, fammi combattere, ci penso io, Eivor, ci penso io, li uccidiamo tutti, Eivor. Non ti uccido tutti, tutti li uccidiamo. Tutti. Avanti, fate come me! Tutti li uccidiamo. Sto qua fin quando li uccidiamo tutti, ragazzi. Tutti i soldati qua che vedete moriranno. Questi? Chi c'è ancora? C'è ancora qualcuno vivo? Ok, avevo letto tutti e sono tutti. Rientriamo in casa. Guthrum, mi serve in battaglia con gli altri. Questi non vogliono arrendersi. Raccogli, raccogli. E un lurido vigliacco si è barricato dietro quella porta. Andrò a prenderlo. Ok, andiamo a prenderlo, ragazzi, di cattiveria. Deve essere bloccata, okay, dall'altra, bloccata parte. Dall'altra parte. Vediamo se si può salire da qua, benissimo. Proteggete i teli. Ok, andato. Perfetto, parliamo col socio. Cattura il ten, abbiamo catturato fino alla porta. Lega. Ok, quindi andiamo da Lupinia e gli altri soci. Ci sono altri soldati, eh? Insieme, chiaro? Penso io che insieme. Hai visto Alfred? No. I giovani sassi sono sotto attacco. Uno è ferito. Respingi questi uomini! Li troverò! Ok, li troverò 34 metri di là. Andiamo a trovarli. Sorry, Evo, please. Ubald! Dai, alzati! Non è tempo di piagnucolare! Non... Dai, Ubald, per piacere. Non ci Ubald. Riesco. Sento che l'oscurità sta calando su di me. Ho paura. Ok, lo mettiamo qua. Ubald, ascoltami. Hai superato la battaglia di Bottlestone. Questo graffio non può sopraffarti. Ho tanto freddo. L'inverno è già arrivato. Ma l'ho colpito la testa? Ti riscalderai presto con danze idromele, amico mio. Forse no, Eivor. Credo che presto siederò con mio padre. Ma scusane, questo qua sopra è riuscito una caduta da 5.000 metri, adesso... Ti prenderai in grembo. E ti accoglierà commosso. E ti dirà che non c'è uomo più fiero del proprio figlio. Sono felice di averti conosciuto, Eivor. Amico mio. Amore Ubald, ragazzi. Sente sotto il pianto, ma Eivor non piange. Ok, signori. Non potevi fare più di ciò che hai fatto. L'amicizia non avrebbe valore se non ci fosse. Controllerò se Brother ha preso la guarnigione. Non ci fosse il rischio di perdere, ragazzi. Termino la frase. Scusate, ma volevo andare da Brother. Non voglio perdere anche lui. Brother, cosa posso fare? Eivor, la guarnigione ha più difensori del previsto. I miei uomini cadono da come mosche! Troverò il modo di aprire le porte dall'interno! Questo! Arrivano ondate di rinforzi da un... Ci penso io! Ma no, non sale di qua, non ci penso io. Questo? Ah!
adesso, per favore, dopo che hai massacrato, subito fuori l'archettino, subito l'archetto, bravo, due. Vai. Tutti insieme. Facciamo così. Morirai. Tieni buono un secondo che. Ok. Ok. Bene, prendete terreno. Basta mio. Soffri. Premi di paura. Veniva a fuggire. Prendi questo. Ma qui? Ah, ok. Il più è fatto. Assicurati che la guarnigione resti sotto controllo. Io devo aiutare gli altri. Figurati se era contro. Stanno per crollare! Finiamoli ora! Ferme senza Dio! Sono finiti! Non ci avrete mai, invasori! Non nella festa di Cristo! No, perché se non era la festa di Cristo invece andava bene. Vabbè, tipo veramente adesso, eh? Puttana, ti apro in due. Devi andartene. Questi danesi oltraggiano Dio e il re. Uffici, non cedete. Dio ci protegge nel suo giorno sacro. Ho visto. Prendi questo. Io vincerò a dove sarò la tua vita. Questi danesi oltraggiano Dio e il re. Non ci avrete mai, invasori. Non nella festa di Cristo. Spara questo, ah. I sassoni fuggono! Ok. La battaglia è vinta! È fatta! Si ritirano! Ah no, li uccidiamo prima, perché siamo cattivi. Sono in rotta! La città è nostra! Il Wessex cadrà! Jarl Guthrum! Le nostre perdite sono molte, alcune gravi. Il re è fuggito! Il suo valletto è morto! La sconfitta li perseguiterà. E io sarò il loro signore prima che giunga la primavera. Guthrum, ascoltami! Soma è... è caduta. Soma... morta? Ora siede all'eterno banchetto. Nessuno ne è più degno. Eh sì, Soma è morta, ragazzi, anche Oswald. Dobbiamo onorare i morti. I molti sono caduti per noi. Meritano la pace. Sei pronto a onorarli?
No, prima parlerò con i miei alleati. Devo parlare ai sopravvissuti. Benissimo, signori, direi che per adesso ci fermiamo qui. Mi raccomando, mettete un bel mi piace e iscrivetevi. Noi ci vediamo domani alle 14 per il prossimo episodio. Ciao ciao!